Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Oggi cercheremo di parlare, di inquadrare soprattutto il ruolo della Sicilia in ambito geopolitico. Per parlare di geopolitica ci siamo rivolti alla massima autorità del settore. Quindi io do il benvenuto subito al professor Lucio Caracciolo, direttore di Limes e direttore della scuola di Limes. Benvenuto, direttore Caracciolo. Grazie dell'invito. Allora, io inizierei a come, utilizzare la sua sapienza e la sua conoscenza della dottrina geopolitica. Una battuta, ci spiega esattamente che cos'è la geopolitica? Perché questo termine spesso viene utilizzato anche a casaccio. In realtà è una disciplina molto precisa che ha dei paradigmi molto importanti sui quali si lavora. La geopolitica è l'analisi dei conflitti di potere in spazi e tempi determinati. Cioè non è una scienza che esprime delle leggi generali, ma è un modo di incrociare varie competenze, varie discipline, cominciare dalla storia, dalla geografia, dall'antropologia, ma anche se vogliamo da aspetti artistici e letterari, per capire che cosa attori geopolitici, che siano stati, che siano organizzazioni criminali, che siano grandi corporations, cercano di ottenere in certi spazi di terra, di mare o ormai anche di aria e di spazio, nel senso cosmico, e per ottenere il controllo di poste di carattere politico, di carattere economico, di influenza culturale e così via. Detto questo, allora la Sicilia, al centro del Mediterraneo, è sempre stata contesa da popolazioni, da stati. Oggi ha ancora un ruolo centrale in queste dinamiche geopolitiche? Come quasi sempre, purtroppo, nella vostra storia ha un ruolo di oggetto più che di soggetto. Oggi la Sicilia intanto resta quello che è sempre stata, cioè una grande isola in mezzo al Mediterraneo che lega la penisola italiana al continente africano. Più, e questo è più recente, nello stesso spazio dello Stretto di Sicilia non c'è solamente la dinamica nord-sud, che poi oggi e purtroppo soprattutto sud-nord, cioè migrazioni, ma c'è anche quella est-ovest, cioè quella che rende lo Stretto di Sicilia una parte centrale del collegamento fra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indo-Pacifico, cioè fra l'Oceano dell'America e dell'Europa e l'Oceano Indo-Pacifico inteso come area di scontro, di competizione fra cinesi, Stati Uniti e loro alleati. La prima domanda che mi viene in mente dopo aver sentito queste sue argomentazioni è: ma come mai la Sicilia, essendo al centro di questo gioco così complesso di relazioni geopolitiche, è sempre stato un territorio deprivato? Cioè non è mai riuscito a svilupparsi economicamente e socialmente in maniera positiva? Dipende dai siciliani o dipende dalle pressioni che questo territorio ha ricevuto? Ma qui non solo c'è analisi, ma c'è anche, come sai, molta letteratura, molta cinematografia. Io, francamente, a queste teorie del carattere nazionale o regionale, o chiamalo come vuoi, delle popolazioni credo fino a un certo punto. Obiettivamente, la Sicilia non ha le dimensioni per essere una potenza autonoma in grado di gestire una posizione strategica di questo rilievo. Tanto è vero che coloro che hanno avuto questa capacità o hanno cercato di averla, penso per esempio anzitutto agli inglesi nel secolo passato e anche prima, oggi potrebbero essere sempre più turchi, russi, cinesi, hanno potuto fare della Sicilia quello che volevano, anche perché il rapporto della Sicilia con l'Italia dopo l'unificazione è sempre stato un rapporto abbastanza particolare. L'Italia intesa come regno, poi come repubblica, ha guardato alla Sicilia sempre un po' da lontano, con una certa diffidenza, e tutto questo amore siciliano per l'Italia è anche abbastanza relativo, sto usando un eufemismo, il che rende spesso nelle rappresentazioni mentali, culturali del resto degli italiani la Sicilia, nella migliore delle ipotesi, come una terra esotica, nella peggiore, come una terra governata dalla mafia. Quindi c'è anche una dimensione metafisica nel rapporto fra Italia e Sicilia, in pratica. Eh sì, vedi, il rapporto Italia-Sicilia dice tutto, teoricamente la Sicilia è Italia e l'Italia è anche Sicilia, ma insomma quello stretto di Messina è sempre abbastanza largo.
Ora, prima di tornare agli argomenti anche storici del rapporto e del ruolo della Sicilia in termini geopolitici, una battuta sul ponte dello Stretto. Quella struttura potrebbe, secondo te, alleviare queste incomprensioni che ci sono fra l'Italia e la Sicilia? O è semplicemente un'appendice che serve a stimolare appetiti e ingordigie di pessima natura? Beh, premetto che ovviamente non sono un ingegnere, quindi non so fino a che punto un ponte o qualche tipo di collegamento tra la penisola italiana e la Sicilia sia fattibile, in che tempi, a quali costi. Quello che mi interessa dal punto di vista geopolitico è osservare quale sarebbe l'effetto di una simile struttura e tutto sommato penso che sarebbe positivo. Intanto per il solo fatto di essere lanciato come un grande progetto nazionale e magari anche internazionale, perché evidentemente il valore strategico, non solamente economico, di questa connessione sarebbe a ben tutti visibile, sarebbe la vera prima grande opera della Repubblica Italiana dal 1946, forse dopo l'Autostrada del Sole. Purtroppo noi abbiamo smesso di pensare in grande, o se vogliamo anche solo di sognare in grande, guardiamo un po' i conti della serva oppure cominciamo a litigare fra piccole comunità e gruppi di potere. Certo, è evidente che su una impresa di questo genere cercherebbero di tuffarsi sia potenze locali non esattamente legali, sia magari anche potenze straniere, ma insomma, se non cominciamo mai a fare qualcosa di rilevante, l'irrilevanza ne è la conseguenza. Perfetto, poco fa hai fatto riferimento all'interesse anglo-britannico, all'interesse inglese sulla Sicilia del secolo scorso. Nel 1943 si firma l'armistizio di Cassibile proprio sulle terre siciliane alla fine dell'operazione Husky. In realtà la storia è un po' confusa. Che cosa è successo tra intelligence inglese, americana e diciamo, apparati criminali siciliani, cioè quella donazione esiste per davvero? Siamo ancora lungo quella linea di galleggiamento? Siamo ancora nel solco di quella donazione che diciamo, ha portato al governo della Sicilia, all'amministrazione siciliana nell'immediato dopoguerra, boss mafiosi e personaggi di dubbia, come dire, di dubbie frequentazioni? Qui c'è molta fantasia, molta dietrologia, un po' di letteratura, pochi studi seri. La mia impressione è che non sappiamo e non sapremo mai fino a che punto queste intese, in particolare tra gli Stati Uniti d'America, la mafia italo-americana, cioè siciliana, in particolare il porto di New York e dintorni, abbia davvero pesato nello sbarco. Da un punto di vista militare, non credo, da un punto di vista di gestione del territorio, forse un po' di più. Nel senso che una potenza che entra in un territorio, un territorio che non conosce, deve affidarsi a chi quel territorio conosce molto bene, a chi esercita un qualche tipo di controllo su quel territorio, poi se sia bianco, nero, rosso, blu, interessa molto meno. Certo è che l'approccio americano e quello inglese, cioè delle due potenze che sbarcano in Sicilia nel luglio 1943, non è esattamente un interesse paritario e uguale. Gli inglesi sono sbarcati pensando di poter in qualche modo creare una Sicilia satellite, una sorta di Super Malta per controllare il Mediterraneo e lo Stretto di Sicilia, all'epoca, fra l'altro, centrale anche per le rotte dell'impero britannico. Gli americani no, e quindi ci sono state varie frizioni sia fra i comandanti militari sia fra i leader politici. E alla fine i rapporti di forza, essendo quelli che erano, sono diventati sempre più bilanciati a favore degli americani. Gli americani hanno scoraggiato le tendenze indipendentiste che pure c'erano in Sicilia, incoraggiate dagli inglesi, e oggi la Sicilia è parte della Repubblica Italiana. Ricordo anche, per chi l'avesse dimenticato, che lo Statuto siciliano precede la Costituzione italiana. Sì, è molto importante questa riflessione. Lo Statuto autonomistico siciliano, che poi è diventato anche una piccola gogna per come è stato gestito in questi anni. E adesso, diciamo, stando così le cose,
Quale futuro si deve prospettare per la Sicilia nel contesto geopolitico? Noi dobbiamo diventare la cerniera con l'Africa o dobbiamo sempre ambire a una vocazione più europea? Perché d'altronde i dati economici non propendono a favore dell'isola, non abbiamo la capacità di competere con il continente europeo. Non sarebbe più corretto rivolgersi al sud del mondo che in questo momento, peraltro, è entrato in grande pressione. La cronaca di questi giorni ci racconta di decine di migliaia di sbarchi nella piccolissima isola di Lampedusa. Tutto il rispetto e anche la simpatia personale per la Sicilia e per i siciliani, non credo che la Sicilia possa autodeterminarsi dal punto di vista geopolitico, però deve far sentire il suo peso, i suoi interessi nel contesto dell'Italia. E naturalmente l'Italia deve capire che la Sicilia è probabilmente oggi la regione chiave dove si gioca il nostro futuro, il futuro di tutti gli italiani, anzitutto dei siciliani, ma di tutti gli italiani. Perché? Per le ragioni che conosciamo, che vediamo, che sono parte della nostra cronaca, e cioè il rapporto con l'Africa, che non è solamente migrazione. In Africa, e ci abbiamo dedicato il numero che sta uscendo in questi giorni, nasce un protagonismo africano che prima non esisteva. Stiamo assistendo alla rotta dell'impero francese, di quel che rimaneva di questo impero in Nord Africa, nel Sahel, nell'Africa profonda. Stiamo assistendo alla penetrazione cinese, russa, turca e di altri paesi. Sarebbe il caso che l'Italia si desse una mossa, perché in ogni caso, in ogni modo, speriamo che sia un modo meno negativo dell'attuale, i nostri destini, di noi italiani, di noi europei, sono strettamente legati e lo saranno sempre di più a quelli dell'Africa, un continente ricchissimo che abbiamo saccheggiato per un paio di secoli e che adesso si è un po' stufato. Peccato che i conflitti interni all'Africa e la nostra incoscienza o incapacità di capire l'importanza dell'Africa rendano questo rapporto molto molto complicato. Ma il legame è inevitabile. Un legame inevitabile, dunque, un legame che passa anche dalla dimensione marittima dei rapporti. Ora, proprio in questi giorni l'IMES sta celebrando le giornate dedicate al mare. E dal punto di vista proprio di un'analisi secca, perché la Sicilia, per esempio, perdonami se io ho questa vocazione siculocentrica, ma tu lo sai che noi siciliani siamo fatti un po' così, ci vediamo, e questo penso che sia probabilmente il nostro peggior vezzo, ci vediamo un po' come il centro del mondo. Qualcuno tanti secoli fa ci ha fatto sperare o immaginare che noi fossimo il centro del mondo e questo retaggio ce lo trasciniamo da sempre. Ma ritorno alla domanda. Il mare come componente della geopolitica, perché la Sicilia ha dimenticato il mare e che differenza c'è in un approccio geopolitico a tenere come prioritaria la dimensione liquida piuttosto che la dimensione terrestre? La Sicilia, come altre regioni italiane, direi quasi tutte le regioni italiane, guarda al mare, appunto, dalla terra al mare, e guarda al mare come a un elemento di provenienza più di minacce che di risorse, più di rischi che di opportunità. La Sicilia è stata invasa, conquistata, riconquistata nei secoli da forze, paesi, culture molto molto differenti. E non è accaduto il contrario. Quindi questo destino subordinato della Sicilia è un po', lo dicevamo anche prima, la tabe che accompagna questa isola meravigliosa. Siccome però adesso siamo entrati in una era in cui ciò che accade in certe parti del mondo si riflette quasi sempre nel resto del mondo, quello che sta succedendo intorno a noi, la guerra in Ucraina, la Cina che sfida l'America, le migrazioni, la fine del colonialismo e del postcolonialismo che ne era un'appendice, beh, insomma, tutto questo rende oggettivamente più importante la Sicilia. Però questo deve essere anche una presa d'atto della nazione italiana. E quindi sotto questo profilo siamo molto indietro. Siamo molto indietro, allora io ho sentito in queste tue parole un eco se non sbaglio, all'ultimo saggio che ho pubblicato l'anno scorso, La pace è finita, anzi prego la regia per favore di mandare in onda la copertina del libro. E in questo saggio tu, facendo riferimento al pensiero di Calergi, facendo riferimento anche alla fine della storia di Fukuyama, lanci un allarme
molto forte, cioè la fine degli assetti di Yalta in realtà ha scompaginato tutti gli assetti geopolitici. Che mondo ci attende andando una volta tanto un siciliano che ti chiede di andare un po' oltre la dimensione mediterranea? Che sta succedendo nel mondo, direttore Caracciolo? E le regole più o meno condivise o comunque accettate finora non valgono più o comunque sono messe in discussione. E l'America, che è stata il faro del mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi in vari modi, non è più in grado di mantenere quelle regole e quindi anche la sua egemonia, e che non c'è nessun paese, nessuna potenza in grado di prenderne il posto. Risultato, caos. Caos. E che cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi da questo caos? Perché molti temono un false flag, un conflitto nucleare. Io da cittadino siciliano penso sempre al fatto che dalla mia terra, da pochi chilometri da dove vivo, partono i droni che controllano, correttamente controllano, perché è un mestiere che va fatto. E quello che accade sul Mar Nero, al confine tra Ucraina e Russia. E noi non siamo fin troppo coinvolti, non soltanto emotivamente, ma anche materialmente, in questo primo dispiegamento di forze all'interno dell'Europa centrale. Ma non mi pare che siamo sovraesposti sotto questo profilo. Dal punto di vista militare siamo quello che siamo, dal punto di vista marittimo la nostra marina sta facendo un buon lavoro, ma è chiaro che siamo un paese che da un punto di vista strategico conta per il fatto di ospitare basi americane di primo livello, tra cui quelle siciliane. E quindi la nostra temperatura geopolitica dipende da quella americana. E siccome quella americana segnala una certa febbre che temo essere strutturale e non solo congiunturale, questo significa che alcune responsabilità che affidavamo a mamma America ce le dobbiamo prendere noi, che ancora però non abbiamo passato la linea d'ombra, siamo un po' degli eterni adolescenti. Quindi ancora non abbiamo deciso cosa fare da grande. Facendo riferimento a quello che sta accadendo nel mondo in questo periodo, mi sembra di aver notato, una dimensione fortemente simbolica e mitica nelle tue parole. Ricordo a tutti che, l'IMES ha dedicato al simbolo, al rito e al mito un suo numero preciso. Parlando di rito e simbolo, che cosa rappresentano questi scontri fra potenze oggi? Dalla tradizione che cosa possiamo recuperare per fare in modo che il mondo diventi migliore? Perché credo che poi alla fine l'obiettivo di ogni analista geopolitico sia non soltanto quello di comprendere cosa accade, ma anche cercare di tracciare delle mappe e delle rotte per rendere più navigabili le acque della modernità o della postmodernità. Qualche volta ci proviamo, però molto spesso veniamo sorpassati dalla velocità della storia che ti scompiglia le carte che pensai di avere messo in ordine. Quindi la nostra influenza, la nostra capacità di pensare il futuro è oggettivamente molto molto limitata. Però è vero, i miti contano sempre di più. Quando le grandi ideologie, come il caso nostro attualmente, non vengono più prese sul serio, quando anche le religioni, ma non parlo solo del cristianesimo, parlo anche dell'Islam, sono un po' usate a fini geopolitici oppure non sono proprio credute, beh, si ricorre al mito, cioè all'invenzione di una storia, per carità del tutto legittima, qualche volta anche affascinante, ma che poi va a sbattere contro la realtà. E questo è un bel problema. Oggi vanno di moda le cosiddette narrazioni, beh, le narrazioni sono miti. È tra le narrazioni più imbarazzanti, quella che ti sembra più pericolosa e devastante per il nostro futuro, quale potrebbe essere? Per esempio, noi abbiamo vissuto col mito degli Stati Uniti, col mito dello scontro fra le due potenze. Oggi però sembra appunto che si siano liquefatte le ideologie. Qual è il mito che sostituisce le ideologie? Non c'è un mito, ce ne sono sempre di più, perché il problema di questo mondo è che siamo diventati nel frattempo, nel giro di un secolo, da 1,5 miliardi a più di 8 miliardi, e quindi il terreno di coltura dei miti si è estremamente allargato e questi miti sono spesso contrastanti e contrastivi, quindi vengono usati come armi. Noi dobbiamo liberarci di alcuni miti che non hanno molto a che vedere con la realtà, per esempio il mito dell'Europa. Sento ancora ripetere nei media, anche nei discorsi normali, l'Europa dice, l'Europa fa, l'Europa dovrebbe fare.
Primo, come se noi non facessimo parte dell'Unione Europea, ma soprattutto secondo, come se l'Europa fosse un soggetto geopolitico. Oppure, vabbè, ma questo ormai è quasi una barzelletta, c'è un problema, interviene l'ONU. Ecco, se cominciamo a guardare le cose un po' più come sono e smettere di raccontarci delle favole, evitiamo di andare a sbattere inutilmente con. Perfetto, direttore. Io credo che a questo punto la nostra chiacchierata si possa concludere. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ovviamente io invito chi lo potrà fare a partecipare alle giornate del mare a Napoli, dove il direttore Caracciolo terrà queste 2 giornate. E soprattutto un invito, non si dovrebbe fare, però l'affetto e la stima mi legano al professore Caracciolo è talmente tanta che mi permetto di farlo. C'è un libro imperdibile da leggere ed è La pace è finita, scritto appunto da Lucio Caracciolo per i tipi di Feltrinelli. Direttore, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e magari senza abusare troppo della tua pazienza, della tua cortesia, del tuo tempo, magari fra qualche mese ci risentiamo per fare un update della situazione geopolitica, ma non soltanto della Sicilia, ma del Mediterraneo e del mondo. Sempre a disposizione con molto piacere. Grazie Piero. Perfetto. Allora, grazie a tutti, arrivederci e un saluto al professore Caracciolo. Una buona serata. Arrivederci alla prossima puntata di Talk Serata. Sicilia.